Nuovo filosofo Anselmo d'Aosta, facciamo un salto di sei secoli, siamo nell'undicesimo secolo. Anselmo d'Aosta, argomentare Dio con la sola ragione. Allora, appunto, siamo passati dall'inizio del V secolo dopo Cristo all'inizio invece dell'undicesimo secolo, e così passiamo dalla patristica alla scolastica. Vi ricordate, appunto, la filosofia cristiana ha due tempi: un primo tempo legato alla tarda antichità e all'alto medioevo, denominato patristica dai padri della Chiesa, i primi intellettuali filosofi cristiani, fondatori della dottrina cristiana, e poi invece secondo tempo legato appunto all'inizio del basso medioevo, che caratterizza tutto il periodo basso medioevale, la scolastica. E cioè, vedremo una certa differenza, una sottile ma significativa differenza tra l'impostazione filosofica, pur sempre cristiana ovviamente, della patristica e quella della scolastica. Primo, in realtà adesso noi appunto saltiamo molti autori di pregio, anche se non particolarmente originali, tra Agostino e Anselmo d'Aosta. Non possiamo fare tutto, purtroppo. Diciamo che con Anselmo d'Aosta la filosofia torna ad essere originale. Cioè, dopo Agostino i filosofi cristiani non producono nulla di proprio innovativo. Invece con Anselmo d'Aosta abbiamo una novità importante, che poi è la base appunto della scolastica. Vedremo qual è. Due parole sulla vita di Anselmo d'Aosta. Chiaramente nasce ad Aosta nel 1033, in un rampollo di una famiglia feudataria, anzi di un figlio di un grande signore feudale della Valle d'Aosta di allora, e non solo. Ha un'esperienza scolastica iniziale traumatica. Non c'erano le scuole, c'erano i precettori privati. Purtroppo il padre scelse un precettore privato che non aveva capacità pedagogiche, privo di sensibilità pedagogica, e che non capiva il genio di Anselmo, e quindi lo frustrava, forse lo frustava anche. E dunque Anselmo, ragazzo, cadde in depressione. Lo salvò la madre, che lo tolse dalle grinfie del precettore e invece lo mandò a studiare in un monastero, dove si trovò talmente bene che una volta grande la sua aspirazione era quella, la sua vocazione era quella di diventare monaco. Ma il padre non voleva. No, una storia nota questa, no? Ma una cosa nota però un po', diciamo, all'incontrario, diciamo così, rispetto ai tempi più recenti, forse anche ancora oggi, se oggi... No. Perché? Perché il padre non voleva che lui si facesse monaco, e voleva invece che diventasse, no, il nuovo signore feudale, il nuovo conte, che appunto ereditasse il suo titolo signorile e quindi il suo potere. E inizialmente Anselmo si sottomette alla volontà del padre e si dà anche una vita di baldorie, dissipata, di piaceri carnali, appunto di cupiditas, per dirla con Agostino. Ma quando il padre muore, quindi non è più sottomesso, soggetto alla sua autorità, scappa. No, quindi perché dicevo che è un po' paradossale? Perché, cioè, vi immaginate voi oggi un ragazzo o una ragazza che dice ai genitori: voglio farmi monaco, voglio farmi monaca. I genitori: no! Ok,
Detto questo, scappa per, appunto, per poter realizzare la sua vocazione, va in Francia, arriva addirittura in Normandia e lì è affascinato da un monaco poi di origine italiana, da un Franco da Pavia se non sbaglio. Comunque entra nel monastero, in un monastero della Normandia e si fa monaco. A quel punto si fa monaco in questo monastero e poi diventa priore e poi diventa abate, quindi fa carriera e poi addirittura successivamente diventa arcivescovo di Canterbury, anzi di Canterbury, arcivescovo di Canterbury, e si scontra con Guglielmo II, i re inglesi, perché i re inglesi vogliono imporre, vogliono il cesaropapismo, vogliono imporre la loro autorità sulla Chiesa, invece lui difende l'indipendenza della Chiesa, addirittura no? È costretto all'esilio, ma alla fine la spunta, quindi ritorna trionfalmente, i re inglesi devono accettare comunque l'indipendenza della Chiesa e quindi muore nel 1109 appunto in Inghilterra come arcivescovo di Canterbury omaggiato. 1109. Allora, adesso leggiamo, scrive due opere fondamentali, il Monologion nel 1076, un anno dopo il Dictatus Pape di Gregorio VII, quindi avete un riferimento. Monologion vuol dire monologo, vuol dire discorso tra me e me. 1076, un anno dopo il Dictatus Pape di Gregorio VII. Vi ricordate vagamente? Gregorio VII, la riforma della Chiesa, no? La riforma monarchica della Chiesa, e poi che si scontra con Enrico IV, che ovviamente non ne vuol sapere di essere sottomesso. Questo è il contesto, no? Quindi è un contesto di scontro tra la Chiesa e i poteri laici, i poteri statali, sia dell'imperatore, come abbiamo visto nel Regno d'Inghilterra, dei re, dove comincia, no? C'è già la monarchia feudale inglese. Poi, due anni dopo, pubblica invece il Proslogion, che vuol dire discorso agli altri, no? Discorso di, quindi dialogo, no? il primo si traduce monologo, il secondo dialogo, no? Discorso rivolto ad altri. Bene. Due anni dopo, 78. Allora, adesso vediamo se riesco. Prendiamo il messaggio nella bottiglia e leggiamo. È un brano del Monologion, è il prologo, l'introduzione, la prefazione. Alcuni confratelli mi pregarono ripetutamente e con insistenza di scrivere per loro, come esempio di meditazione, le cose che avevo loro esposto, parlando con linguaggio usuale, intorno all'essenza di Dio e ad alcuni altri argomenti connessi con questa meditazione. È chiaro? Quindi lui già, no, ovviamente, teneva dei discorsi ai suoi confratelli, agli altri monaci del suo monastero du Bec, si chiama del Bec, e a un certo punto, almeno così lui racconta, i suoi confratelli gli chiedono di mettere per iscritto quello che aveva detto prima, precedentemente, a voce, in modo semplice, con un linguaggio usuale, quotidiano, semplice. Su che cosa? Sull'essenza di Dio, no? Ovviamente, su Dio. E badando più al loro desiderio che alla difficoltà della cosa o alla mia possibilità, alla mia capacità,
mi prescrissero questo metodo nello scrivere la meditazione. Non gli dicono solo, guarda, però devi essere semplice. Gli dicono ben di più, gli impongono una regola più difficile, tanto è vero che lui dice, senza considerare se io fossi poi in grado o meno di rispettarla, sopravvalutandomi. È un caso di modestia, perché si è... Allora, qual è il compito, la consegna, no? Una consegna, che nulla vi fosse persuaso con l'autorità della scrittura, no, ovvero non puoi usare argomenti basati sulla scrittura, sull'autorità della Bibbia, dell'Antico e del Nuovo Testamento. Te la devi cavare senza il testo biblico, senza Bigino. Ma tutto ciò che si concludesse in ogni singola investigazione, cioè la conclusione di ogni riflessione, fosse dimostrato brevemente con argomenti necessari, cioè puramente logici, e manifestato apertamente alla luce della, no, dalla luce della verità razionale, della verità della ragione umana. E tutto ciò con stile piano, ne avevano di pretese, con stile piano, argomenti accessibili a tutti e con semplice discussione. Non basta. Vollero pure che non trascurassi di risolvere le obiezioni che si potessero presentare, no? Quindi proprio il dibattito che fai, no? Il dibattito che come facciamo noi, che in realtà era un metodo che usavano appunto gli scolastici, no? Quello che noi facciamo nelle cosiddette interrogazioni in realtà ha origini antichissime, particolari sicuramente. Allora, vollero pure che non trascurassi di risolvere le obiezioni che si potessero presentare, anche le più semplici e apparentemente sciocche. Ma poi devi sottoporti alle obiezioni e replicare a tutte, anche se ti sembrano sciocche. Ok? Più che altro shock. È chiaro a tutti? Avete delle domande, delle osservazioni? Ovvero, sì. Qual è la novità? Che certo la fede è comunque la cosa più importante, però la sfida, sostanzialmente i monaci del monastero di Anselmo lo sfidano a dimostrare l'esistenza di Dio, l'essenza e l'esistenza di Dio, con la sola ragione umana, senza basarsi sulla Bibbia, sulla Sacra Scrittura. Quindi si ammette la possibilità di un uso autonomo, benché sempre a favore della fede, ma di un uso autonomo della ragione umana. Si può parlare di Dio, dell'essenza di Dio, anche con la sola ragione umana. Ovviamente poi deve essere del tutto compatibile con la fede, ma in ogni caso si concede una maggiore autonomia, ok? La ragione umana è maggiormente valorizzata rispetto alla patristica, rispetto ad Agostino. Questione di misura, questione di... Bene, allora vediamo come soddisfa la richiesta dei suoi confratelli Anselmo d'Aosta. In sintesi, con ben 5 argomentazioni dell'esistenza di Dio, ma divisi in 2 tipi,
quattro argomentazioni furono chiamate prove a posteriori. A posteriori vuol dire in base a ciò che viene dopo. Ciò che viene dopo rispetto a che cosa? Quante delle cinque? Quattro. Ciò che viene dopo rispetto a che cosa? Rispetto a una causa, ovvero a partire dagli effetti, cioè le argomentazioni a posteriori partono dal creato, effetto della causa divina, quindi partono dall'osservazione del mondo per risalire induttivamente, empirico induttivamente, a Dio in quanto causa prima, in quanto creatore. La quinta prova invece è speciale, ed è proprio la specialità del Cup of Tea di Anselmo d'Aosta, poi diventa pure arcivescovo di Canterbury, quindi ci sta the Cup of Tea. Sapete cosa vuol dire, no? Che è la specialità, un modo di dire inglese. Bene, anche se quei tempi ancora non credo facessero il tempo. Oggi è sabato, già presentisco, anche voi presentite. Allora, dicevamo, invece la quinta prova è a priori, vuol dire da ciò che viene prima, ovviamente dalla causa prima, Dio. Quindi è una prova che parte da Dio per appunto argomentarne l'esistenza, parte dall'essenza di Dio per argomentarne l'esistenza in modo deduttivo, assiomatico deduttivo. Adesso poi vedremo meglio come. Bene, allora cominciamo dalle prime quattro prove a posteriori, che sono, prendono spunto da Agostino, da quelle abbozzate di Agostino. Appunto, Agostino, vi ricordate, avevamo detto, non dà una grande importanza, non si impegna molto a elaborarle, le butta un po' lì, en passant. Invece, Anselmo le riprende e le lavora, no, in modo molto più accurato, le rielabora in modo, perché per lui invece appunto possono avere un valore autonomo dalla fede. Allora, prima, che è proprio agostiniana, corrisponde ad una di quelle che abbiamo già incontrato in Agostino, nel mondo ci sono per l'uomo beni maggiori, beni minori. Nella famosa lezione all'aperto, nella famosa lezione aperta, vi ricordate, stare all'ombra è un bene, ma respirare è un bene maggiore. Quindi ci sono beni maggiori, beni minori. Non potremmo noi uomini stabilire questa differenza di valore dei diversi beni che abbiamo a disposizione se non ci fosse un metro di misura assoluto, ovvero un bene assoluto che faccia da metro di misura, da mezzo per misurare, da criterio di misurazione di tutti gli altri beni invece terreni. Questo naturalmente, il bene assoluto, il bene totale è Dio, quindi Dio deve esistere in quanto bene totale. Notate che il procedimento dal punto di vista logico è appunto empirico induttivo, dagli effetti, perché i beni terreni sono effetti, si risale alla causa, ovvero a Dio in quanto creatore. È chiaro? Chiaro a tutti? Detto, esposta questa argomentazione, esposta in modo un pochino più, volendo, accurato, ma nessuna novità. Seconda invece,
seconda prova a posteriori, che poi vedremo, è comunque simile, è comunque simile. Nel mondo, osservando tutte le cose, vi sono tutte le diverse creature, che siano uomini, animali, che siano marmotte o coccodrilli, vegetali, minerali, hanno gradi diversi di perfezione. Un cane è più perfetto di un moscerino. Un moscerino è più perfetto di una rosa. Una rosa è più perfetta di un sasso. Dunque vi è una gradazione di perfezione, vi sono gradi gerarchici, vi è una gerarchia di gradi di perfezione. Non ci potrebbe essere se non esistesse una perfezione assoluta, cui tutte le perfezioni relative compartecipano. Ogni cosa può avere il suo grado di perfezione perché partecipa della perfezione assoluta di Dio. Senza questa partecipazione nessuna cosa avrebbe un grado di perfezione. Ok? Dunque Dio deve esistere. Prego, Filippo. Scusami. Forse l'ho frainteso io, ma non è la stessa argomentazione di prima. Allora, no, è quasi la stessa argomentazione, ma no, cercate di notare le differenze. Questa è più, quella prima era relativa al giudizio dell'uomo, e quindi poi diceva che Dio doveva essere il metro, E invece qui non è relativa al giudizio dell'uomo, è oggettiva per così dire, e Dio non è... l'esistenza di Dio non è argomentata in base al fatto che è il criterio di misura, ma in base al fatto che è la perfezione cui le altre cose partecipano per poter essere anche solo minimamente perfette. Terza, però hai fatto bene che così hai chiarito. Ripeto, infatti è una riformulazione un po' diversa della prima, però è una riformulazione, quindi bisogna notare comunque le sottili differenze. La terza, anche vale la stessa cosa. Ogni cosa ha una grandezza, ma non intende di tipo estensivo, ma di tipo qualitativo, come quando diciamo è un grande, ha una grandezza maggiore o minore rispetto alle altre. Quindi la stessa cosa di prima, possiamo dire, no? Un cane ha una grandezza qualitativa maggiore di un moscerino, eccetera eccetera. Ma attenzione, qui poi il meccanismo argomentativo è diverso, e cioè: se non ci fosse una grandezza massima, ci sarebbe un rimando all'infinito. Cioè, perché ci possa essere appunto una gerarchia di grandezze, bisognerebbe continuamente, infinitamente rimandare da una grandezza minore a una grandezza maggiore, però questa poi è minore di un'altra ancora più grande, che è minore di un'altra ancora più grande, e si andrebbe avanti così all'infinito, ma appunto il rimando all'infinito è assurdo. Aristotele, qui in questo caso sfrutta Aristotele, e già ci mette una pulce nell'orecchio, perché già ci sta dicendo, ne possiamo ricavare, che non è più Platone, ma è anche Aristotele, o soprattutto Aristotele, il filosofo di riferimento. O comunque, prego. Ma sembra un po' l'unione delle due critiche precedenti. Si può anche interpretarla così, però questa volta appunto il dispositivo argomentativo fa leva sull'assurdità del rimando all'infinito, per cui ci deve essere invece una grandezza massima che interrompa il rimando all'infinito, cioè l'assurdità.
Quindi ci deve essere la massima grandezza qualitativa, ovvero la perfezione assoluta, è Dio. Quindi Dio deve esistere, altrimenti non ci potrebbero essere grandezze differenti. Così come noi le constatiamo, ma noi le constatiamo, quindi ci siamo? Infine, quello più originale, relativamente originale, meno rispetto, quarto e ultimo argomento a posteriori, quello più originale non tanto rispetto a tutta la filosofia passata, ma rispetto ad Agostino, e invece legato a Gorgia, in parte a Parmenide. Allora, questo è più interessante, è più originale. Allora, se noi consideriamo qualsiasi cosa che esiste, che abbiamo di fronte, possiamo assolutamente, anzi dobbiamo pensare che o è stata prodotta da qualcosa o non è stata prodotta da niente. Questa penna o è stata prodotta da qualcuno qualcosa oppure non è stata prodotta da niente. Ok? È sensato questa alternativa? Si può mettere in dubbio questa alternativa? No. Allora, assumiamo per ipotesi, sempre dialettica gorgiana, assumiamo per ipotesi che questa penna, qualsiasi altra cosa, l'intero cosmo sia stato prodotto dal niente. E che assurdità! Il niente non il niente produce niente, ovvero, detto, direbbero i latini, noi in italiano doppia negazione, il niente non produce niente. In latino ex nihilo, nihilo, nihil, nihi, dal nulla nulla, non viene fuori nulla dal nulla. Dunque, se il cosmo esiste, come vediamo che esiste, deve essere stato prodotto da qualcuno qualcosa. Questo qualcuno qualcosa non può che essere Dio, perché solo Dio può produrre una realtà così enorme e complessa come il cosmo. Solo un Dio può farcela. Ok? Bene, ma adesso per concludere, perché mancano 5 minuti, giusto? Veniamo alla stupefacente, spero che la troviate stupefacente, prova a priori, detta, che poi fu chiamata anche argomento ontologico, e per farvi capire la sua importanza, fu discussa continuamente da quasi tutti i filosofi successivi, che si accapigliarono a partire da Anselmo stesso. Adesso, come vedremo tra poco, il monaco di un altro monastero dello stesso ordine benedettino, ma in competizione evidentemente, lo contesta, e poi no, ci fu un secolare scontro tra chi diceva aveva ragione Anselmo e chi diceva no, Anselmo delirava, la sua prova è un delirio. Fino ai giorni nostri, ancora oggi se ne discute, i logici di massimo livello ne discutono. Uno dei logici, forse il genio logico più grande di tutti i tempi, Kurt Gödel, che somiglia a Kurt Cobain, Kurt Gödel, non si è suicidato, però è finito in manicomio. Kurt Gödel ha scritto, ha dato una versione logico-formale di questo argomento di Anselmo d'Aosta. Va bene. Allora, ascoltate, prima premessa: tutti gli uomini hanno il concetto di Dio. Cosa vi ricorda?
le idee. Cosa vi ricorda? Avevi ricordato. No, vi ricorda uno degli argomenti di Agostino, quello del che aveva ripreso da Cicerone, l'argomento del consensus gentium. Ma attenzione, no, qui è solo una premessa. Quello diceva, siccome tutti gli uomini hanno sempre avuto qualche idea di una divinità, allora Dio deve esistere. No, qua dice semplicemente, tutti gli uomini hanno il concetto di Dio. Obiezione possibile? Attenzione che per... Obiezione possibile. Che gli atei... No, uno dice, obiezione, un ateo non ha il concetto di Dio. No, un ateo nel momento in cui... pensa Dio non esiste, comunque ha il concetto di Dio. Qui stiamo parlando di concetto di Dio, non di esistenza di Dio. Tutti gli uomini hanno il concetto di Dio, che credano o meno, che siano credenti o miscredenti, tutti sono in grado di pensare Dio, di pensare il concetto Dio. Ditemi, problemi? Siamo d'accordo su questo? Beh. Allora, seconda premessa, in cosa consiste il concetto di Dio? Il concetto di Dio consiste in ciò di cui nulla di più grande può esserci. Detto anche diversamente, di cui non può esserci nulla di più grande, nulla di maggiore, è una... circonlocuzione, ma possiamo ridurla al il massimo, no? Adesso se volete non è la appunto Anselmo usa quella perifrasi, ma se volete la possiamo sintetizzare, se Anastasia ci consente, nella espressione il massimo. Dio è il massimo assoluto, ciò di cui non vi può essere nulla di più grande. Questo è il concetto, è il concetto. Siete d'accordo che sia il concetto? Che o poi uno sia ateo oppure no, non cambia nulla. Questo è il concetto. Conclusione. Dio deve necessariamente esistere. Altrimenti saremmo in contraddizione con noi stessi. Perché se Dio non esistesse, io posso sempre pensare un massimo, quindi Dio che non esiste è un massimo che non esiste. Adesso massimo con la M minuscola, poi nessuno di voi si chiama Massimo. Allora, un massimo che non esiste, io posso sempre pensare un massimo che esiste, lo posso pensare o non lo posso pensare, ma allora il massimo che esiste sarebbe maggiore del massimo che non esiste, quindi pensando Dio come massimo che non esiste, in realtà non sto pensando Dio, non penserei Dio, sarei in contraddizione, o meglio, non sarei coerente. Cioè nella seconda premessa ho detto che io ho il concetto di Dio come massimo. Quindi se negassi l'esistenza di Dio, negherei di avere il concetto di Dio come massimo. Perché non sarebbe il massimo. Perché è massimo solo ciò che esiste, non ciò che non esiste. Bene, ci penserete per la prossima volta. Cervellatevi a confutarlo. Allora hai capito veramente. Cervellatevi, però a partire da domenica, oggi no, oggi ce la spassiamo, se Dio esiste o meno non ci interessa, oggi ce la spassiamo.
battuta dell'uomo ateo. L'uomo ateo dice: grazie a Dio sono ateo.